Un'ultima domanda, mafia e politica, la politica ha lasciato semplicemente fare oppure è collusa? Questa è una domanda che mi è stata fatta a Carrara, dall'Assemblea Permanente, da un ragazzo dell'Assemblea Permanente. Io gli ho risposto semplicemente, quindi in riferimento ai fatti che si erano verificati lì, il crollo di quel muro e l'allagamento della città. Io lì gli ho risposto, o sono ottusi o sono collusi, perché cioè, non c'è via di mezzo. Io non voglio vedere quello che c'è. Faccio finta di non vedere, perché comunque i lavori devono essere fatti, gli appalti devono essere dati. Se io faccio fare un controllo più attento, magari la ditta è infiltrata, quindi mi si bloccano i lavori. E poi c'è appunto il fatto più evidente che la collusione, cioè quindi gli affari, vengono fatti. Cioè la mafia ormai in politica c'è entrata da tanto tempo. La mafia si è trasformata. La mafia si evolve, la mafia non è più quella stragista, la mafia è quella che fa affari, che punta soprattutto sull'economia, sull'economia anche quella legale, cioè trasforma i propri introiti che provengono appunto dalle attività illecite in attività lecite. E questo, la mafia ormai non è più quella fatta da la persona che sta con la lupara, che uccide per strada, la mafia è quella che viaggia con vestiti griffati, con la 24 ore in pelle, la mafia è questa. Grazie.